prima parte della scorsa lezione, quella in cui abbiamo definito il numero di ossidazione e abbiamo visto come si calcolava il numero di ossidazione, un'operazione veramente decisamente molto semplice che può essere risolta nei casi più complicati con un'equazione di primo grado, ma che con un pochino di allenamento, con un pochino di esercitazione verrà fatta, diciamo così, mentalmente senza grossi problemi. Dicevo, l'ultima parte della scorsa lezione precludeva alla lezione che avremmo fatto oggi. Nella lezione che facciamo oggi cominceremo col presentare le varie classi di composti chimici e poi, una volta presentati tutti quanti i composti chimici, avete visto rapidamente quali sono le regole della nomenclatura, cioè vedremo come è possibile far corrispondere a una formula chimica un... vedremo le regole di nomenclatura tramite le quali è possibile a una certa formula chimica attribuire un nome di un composto e al nome di un composto attribuire una certa formula chimica. Dunque, vediamo un pochino e poi dopo che abbiamo visto le regole per la nomenclatura passeremo a illustrare i vari tipi di reazioni chimiche che si possono verificare. Cercheremo di spiegare che cos'è una reazione chimica, quali sono, diciamo, le forze spingenti affinché una reazione chimica avvenga. E poi ci occuperemo del bilanciamento delle reazioni chimiche. Alcune, diciamo così, sono estremamente semplici andarle a bilanciare. Allora, dicevo, le forze spingenti affinché le varie reazioni chimiche avvengano. Cominciamo col presentare queste varie classi di composti chimici. Cominciamo dai composti chimici più semplici, composti chimici binari, cioè quelli là in cui ci sono soltanto due elementi. Cominciamo da quelli là più semplici, cioè i composti in cui uno dei due elementi o è l'ossigeno o è l'idrogeno. Cominciamo da quelli là dell'ossigeno. Dunque, i composti dell'ossigeno generalmente si chiamano ossidi e vengono scritti in questa maniera qui, con l'elemento diverso dall'ossigeno sulla sinistra e l'ossigeno invece sulla destra. Diciamo, un'altra regola generale quando vengono scritti i composti binari è che l'elemento meno elettronegativo, cioè quello là a cui gli elettroni piacciono di meno, viene scritto sulla sinistra. L'elemento più elettronegativo invece viene scritto sulla destra. Per cui noi abbiamo che, dato che più elettronegativo dell'ossigeno ci sta solamente il fluoro, abbiamo praticamente che l'ossigeno viene sempre ad essere scritto sulla destra della formula. Per cui, ripeto, esempi di ossidi sono ad esempio l'ossido di sodio a formula Na2O, l'ossido di calcio a formula CaO, l'ossido d'alluminio a formula Al2O3, oppure che posso dirvi, anche io vi ho presentato tutti quanti degli ossidi di elementi che si comportano da metaboli, cioè che all'atto, diciamo, della combinazione con l'ossigeno danno origine a degli ioni positivi, ma possono formare con l'ossigeno dei composti anche gli elementi non metallici, cioè quelli che si trovano sulla destra della tavola periodica. E questi composti, ovviamente, spero che ricorderete che il tipo di legame che si forma non è un legame di tipo ionico come in questo caso qui, come in questi casi che vi ho scritto alla lavagna, è un legame di tipo covalente polare, con la polarità negativa rivolta verso l'atomo di ossigeno che è più elettronegativo. Quindi, per esempio, noi abbiamo il diossido di zolfo SO2, il triossido di zolfo SO3, per esempio, abbiamo, che posso dirvi, l'ossido di dicloro che ha formula Cl2O e così via. Diciamo che sugli ossidi non credo che ci sono grandi, diciamo, difficoltà. Il rapporto di combinazione ovviamente da che cosa dipende? Dipende da tutte quelle considerazioni che abbiamo fatto nelle scorse lezioni. Cioè, se l'ossido è covalente
abbiamo praticamente che devono essere condivise un certo numero di coppie di elettroni, una o più di una, affinché gli atomi abbiano gli ottetti completi. In alcuni casi si può verificare il fenomeno dell'espansione dell'ottetto. Invece se sono dei composti di tipo ionico, tipo questi qui, praticamente gli ioni che si vengono a formare sono degli ioni tali che lo ione metallico perde tutti gli elettroni che si trovano nel suo livello più esterno e l'ossigeno acquisisce un altro paio di elettroni in modo da andare a ripetere, replicare la configurazione elettronica del gas nobile che lo segue. E quindi tutte quante queste considerazioni siamo andati a farle nelle scorse lezioni. Quindi vi ripeto, per quanto riguarda anche la nomenclatura, problemi non ce ne sono. Il nome al composto chimico in cui un elemento è l'ossigeno, l'altro elemento è un altro elemento, è ossido di l'altro elemento. Chiaro? Diciamo che ci può essere qualche problema quando un elemento dà origine a più di un composto con l'ossigeno. Ad esempio vedete qui SO2 ed SO3. Benissimo, la difficoltà è superata molto molto facilmente, perché questo si dice diossido di zolfo e questo triossido di zolfo. Oppure si può anche andare, diciamo così, a indicare il numero d'ossidazione dello zolfo, cioè il numero d'ossidazione dello zolfo qui è più 4, il numero d'ossidazione dello zolfo qui è più 6. Quindi potremmo andarle a indicare come ossido di zolfo 4, ossido di zolfo 6. Diciamo che su questi ossidi dei non metalli è possibile avere anche un altro tipo di nomenclatura. Si possono chiamare questo anidride solforica e questo anidride solforosa. Su questo punto mi permetto, diciamo così, di lasciare un po' in sospeso questa questione. Perché? Perché fra poco vedremo, diciamo, degli altri composti e vi renderò conto del motivo per il quale esiste anche questa seconda possibilità di andarli a nominare. Diciamo che le denominazioni anidride solforosa e anidride solforica sono più che altro dei nomi d'uso, non sono più dei nomi scientifici. Però è ancora invalso l'uso di chiamarli anidride solforosa e anidride solforica. Diciamo, la nomenclatura scientifica imporrebbe di chiamare questo diossido di zolfo e questo triossido di zolfo. Però, diciamo, che ne so, nelle trasmissioni, alla televisione, sui libri, anidride solforosa, anidride solforica si trovano ancora. Per cui lascio, diciamo così, un momento in sospeso questa questione e la riprenderò fra poco. Diciamo che però per dargli un nome, la maniera più semplice è quella di andare a dire diossido di zolfo, triossido di zolfo, è la cosa più semplice possibile. Ad esempio se per esempio ci fosse un composto tipo questo qui, N2O, questo uno lo chiamerebbe ossido di diazoto, quindi diciamo tutte quante, oppure che posso dirvi, NO sarebbe ossido d'azoto, N2O3 sarebbe triossido di diazoto e così via, oppure poi NO2 sarebbe diossido di azoto e N2O5 pentossido di diazoto. Quindi le regole sono proprio banali per quanto riguarda la denominazione degli ossidi. Andiamo poi a vedere un pochettino i composti binari con l'idrogeno. Dunque, i composti binari con l'idrogeno sono di due tipi. Anche in effetti gli ossidi sono di due tipi, perché abbiamo visto che gli ossidi dei metalli sono dei composti di tipo ionico, gli ossidi dei non metalli sono dei composti di tipo covalente, polare. La differenza con i composti dell'idrogeno qual è? È che nel caso degli ossidi vengono chiamati ossidi primi e ossidi secondi, invece nel caso dei composti dell'idrogeno con i vari elementi il nome cambia completamente a seconda che l'idrogeno è legato a un elemento più elettronegativo o l'idrogeno è legato a un elemento meno elettronegativo. Facciamo prima il caso in cui l'idrogeno è legato a un elemento più elettronegativo, tipo il cloro, tipo il fluoro, tipo praticamente, che vi posso dire, lo iodio, tipo lo zolfo e così via. Vi ripeto, i composti come il composto dell'idrogeno con l'ossigeno, quello si chiama acqua e basta, non è che, diciamo, ci sono altri nomi.
il composto dell'idrogeno con l'azoto, quello si chiama ammoniaca e basta, non ci sono altri nomi da dovergli dare. Per tutto quanto riguarda gli altri composti dell'idrogeno con gli elementi più elettronegativi, essi si scriveranno in maniera tale da avere l'idrogeno che è l'elemento meno elettronegativo sulla sinistra, cioè quella regola che vi ho dato prima vale sempre, e l'elemento più elettronegativo sulla destra. Ad esempio, il composto fra idrogeno e cloro si scrive HCl, il composto fra idrogeno e fluoro si scrive HF, il composto fra idrogeno e zolfo si scrive H2S. Ovviamente anche in questo caso i rapporti di combinazione da che cosa vengono dati? I rapporti di combinazione vengono dati da quelle considerazioni che abbiamo visto nelle lezioni scorse, cioè il cloro e il fluoro hanno bisogno di un elettrone per andare a completare il loro livello energetico più esterno, lo zolfo avrà bisogno di due elettroni per andare a completare il suo livello energetico più esterno, e quindi l'idrogeno gli porta in dote un elettrone. Condividendo una coppia di elettroni di legame, l'idrogeno riempirà completamente il suo livello energetico e il fluoro e cloro andranno a completare il loro, mentre invece lo zolfo ne avrà bisogno di due perché ha bisogno di due elettroni. Quindi è inutile che ripeta un'altra volta tutte quante queste considerazioni. Come si chiamano questi composti? Dunque, questi composti si chiamano acido. Questo è il cloro, si aggiunge la desinenza idrico, quindi questo è l'acido cloridrico. Questo è l'acido fluoridrico. Questo è l'acido solfidrico. E così via. Vabbè, non ci sono, diciamo così, grandi problemi. Va bene. Poi, ecco, questo tipo di nome è connesso al fatto che questi composti hanno proprietà acide. Adesso, quando andremo più avanti nel corso di questo corso, ci sarà un capitolo denominato acidi e basi ed equilibri e soluzioni, in cui sviscereremo a fondo questo problema. Per adesso, ecco, diciamo così, accontentatevi di sapere che, stante le loro particolari proprietà, quando vengono messe in soluzione, in particolare in soluzione acquosa, ma il concetto di acidità e di basicità si svincola anche dal solvente acqua, può essere, diciamo, presente questo tipo di comportamento acido o basico che esso sia, in qualunque solvente. Chiaro? Quindi praticamente, facendo riferimento a questo loro tipo di comportamento, si intende andare a richiamare, stesso nel nome stesso che viene dato al composto, il fatto che questi composti hanno delle proprietà acide. Vi ripeto, questi composti sono dei composti di tipo molecolare, cioè esiste la molecola dell'HCl, esiste la molecola dell'HF, esiste la molecola dell'H2F. Diciamo che prevalentemente gli acidi degli elementi non metallici sono generalmente dei gas, in qualche caso sono liquidi. E diciamo non esiste nessuno di questi composti che si trova allo stato solido. Tutto ciò in pieno ossequio a quelle considerazioni che vi ho fatto quando abbiamo finito di parlare del legame chimico e abbiamo cercato, diciamo così, di correlare lo stato di aggregazione in cui si trova la materia con i tipi di legame chimici che si realizzano all'interno della materia. Cioè questi sono dei tipici composti, delle tipiche situazioni in cui la capacità di formare legami si esaurisce all'interno della molecola e quindi le interazioni che esistono fra le varie molecole sono soltanto interazioni di tipo secondario. Essendo queste delle molecole tutte quante abbastanza leggere, è molto probabile che tutti quanti questi composti si trovino allo stato gassoso o al massimo allo stato liquido. Va bene? Completamente diverso invece è il caso in cui
l'idrogeno è legato a un elemento meno elettronegativo. In questo caso, ad esempio, vedete, scriveremo la formula di questi composti in questa maniera qui. Ad esempio, il composto del litio e dell'idrogeno è scritto con NiH. E non è casuale il fatto che il litio compaia sulla sinistra e l'idrogeno compaia sulla destra. Il litio compaia sulla sinistra e l'idrogeno sulla destra, perfettamente. Perché? Perché l'elemento più elettronegativo in questo caso è l'idrogeno. Chiaro? Allora, questi composti qui sono dei composti di natura ionica, dove l'idrogeno è presente sotto forma di ione negativo H-. È chiamato ione idruro, chiaro? E questi composti si chiamano idruro dell'elemento che sta scritto sulla sinistra. Questo sarà l'idruro di litio. Ad esempio, questo qui sarà l'idruro di sodio. Ad esempio, questo qui sarà l'idruro di calcio, CaH2. Diciamo che, volendovi chiarire ulteriormente le idee, ricordando che l'idrogeno ha Z uguale 1, quindi ha questa struttura elettronica 1S1, e che il simbolo elettronico dell'idrogeno è questo qui, il simbolo elettronico dello ione idruro H- quale sarà? Quindi questo è l'idrogeno, sarà questo qui, vedete? Questo è l'idrogeno, quello è un atomo di idrogeno più un elettrone, quindi ci andiamo a mettere un altro elettrone qui, e questo assume carica negativa. Ovviamente questo ione idruro sarà uno ione, diciamo così, che avrà una certa stabilità, diciamo, perché? Perché ricalca la struttura elettronica dell'elio, che è un gas nobile che segue l'idrogeno e quindi sarà abbastanza stabile. Diciamo che gli idruri, vi ripeto, sono dei solidi ionici, quindi come al solito, quando vi parlai dei legami chimici, vi dissi che quando noi abbiamo degli ioni, gli ioni attraggono altri ioni di segno opposto ugualmente in tutte quante le direzioni dello spazio, e che quindi cercano, diciamo, di circondarsi del massimo numero possibile di ioni di carica diversa. Per cui quando noi abbiamo delle particelle caricate elettricamente, gli ioni, il tipo di stato di aggregazione in cui si troverà la materia sarà sempre solido. Chiaro? Quindi questi composti NiH, NaH, CaH2 sono dei solidi ionici. Più avanti nel corso di questo corso vedremo che lo ione H- è una base fortissima ed è anche un fortissimo riducente. Per adesso queste parole sono delle parole prive di significato. Andando più avanti nel corso di questo corso non resteranno prive di significato, cioè capiremo che cosa vuol dire una base molto forte, capiremo che cosa vuol dire un forte riducente. Chiaro? Adesso lo comincio, diciamo così, ad anticipare. Va bene, ci sono dei problemi su quanto sono andato dicendo fino adesso? Va bene, allora, sempre nell'ambito dei composti binari esistono, diciamo così, i sali binari. Sali binari che cosa sono? I sali binari, ad esempio, ecco questo qui. NaCl è un sale binario. Ovviamente la regola in cui un composto binario, l'elemento più elettronegativo è scritto a destra, l'elemento meno elettronegativo è scritto a sinistra, viene sempre rispettata. Questi composti binari, sali binari, che tipo di composti sono? Sono dei composti di tipo ionico, ovviamente. Perché noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che l'elemento che si trova sulla sinistra è a comportamento tipico di metallo. Cioè, metallo che vuol dire? Vuol dire che ha pochi elettroni nel suo livello energetico più esterno e che quindi ha molta tendenza ad andare a perdere questi elettroni. Mentre invece l'elemento che si trova sulla destra è fortemente elettronegativo, gli piacciono molto gli elettroni. Perché? Perché ha bisogno di pochi elettroni per andare a riempire il suo livello energetico più esterno, in modo da andare a riprodurre la struttura elettronica del gas nobile che segue. Per cui praticamente questo solido, cloruro di sodio, il principale costituente del sale da cucina, tanto per intenderci, è costituito da ioni Na+ e da ioni Cl-. Va bene?
Vi ricordo, ecco, che la formula quandunque è possibile andare a individuare una molecola indica proprio la molecola stessa. Quando non è possibile andare a individuare una molecola, come nel caso del cloruro di sodio o come nel caso degli idruri, indica soltanto il rapporto di combinazione atomica delle specie che compongono questo solido. Adesso, come le regole di nomenclatura quali sono? Sono molto molto semplici. Si prende il nome dell'elemento non metallico, gli si aggiunge la desinenza 1 ed è il 1 di quel metallo che è portato sulla sinistra. Quindi questo è il cloro, sarà il cloruro di sodio. Ad esempio, questo qui KF sarà il fluoruro di potassio. Ad esempio, il CaCl2 sarà il cloruro di calcio. Ad esempio, Na2S sarà il solfuro di sodio. Va bene? Quindi, ripeto, è una cosa, diciamo, abbastanza semplice. Diciamo che con questa indicazione che vi do adesso vi posso risolvere, diciamo, un problema che chi non fosse tra di voi particolarmente pronto gli si potrebbe andare a presentare. Dunque, qual è il numero d'ossidazione del sodio e qual è il numero d'ossidazione del cloro, del cloruro di sodio? Diciamo che sulla base delle regole che vi ho dato per il calcolo del numero di ossidazione potrebbe non essere immediatamente chiaro. Perché? Perché praticamente non ci sta nessun atomo di idrogeno, nessun atomo di ossigeno a cui voi potete andare ad ascrivere carica, numero di ossidazione più 1, numero di ossidazione più 2, per cui potreste dire che ne so, questo potrebbe essere più 1 e meno 1, questo potrebbe essere più 2 e meno 2, questo potrebbe essere più 3 e meno 3. Potreste non saperlo, diciamo così. Dunque, la maniera di ovviare a questo inconveniente, chi, diciamo così, non sia un pochettino più esperto, qual è? Quella di fare riferimento alle strutture elettroniche e alla tavola periodica. Uno prende il sodio, va a vedere che il numero atomico del sodio è Z uguale 11. Costruendosi la struttura elettronica va a vedere che capita un elettrone nel livello energetico 3, quindi finisce con un 3S1. È chiaro che quello, quando diventa un ione, un solo elettrone può perdere, non ne può perdere due o tre, è chiaro? E quindi se questo ha più 1, questo sarà meno 1. Così come pure la struttura, il numero di atomico del cloro è 17, allora si vede che il livello 3 finisce 3S2, 3P5, quindi che gli manca un elettrone solo, è chiaro? Quindi, diciamo, facendo riferimento alle strutture elettroniche che abbiamo visto fino adesso, se non vi sovvenisse immediatamente che questo è più 1 e questo è meno 1, diciamo, facendo riferimento alle strutture elettroniche, ci arrivate immediatamente. Però esiste una maniera ancora più semplice di arrivare a questo risultato. Qual è? Quella là di andare a considerare il sale, seguitemi perché è proprio una stupidaggine, come derivato dalla sostituzione, come derivato dall'acido corrispondente per effetto della sostituzione formale dello ione H+, con lo ione Na+. Quindi, se questo è l'acido cloridrico, nell'acido cloridrico ovviamente sarete capaci immediatamente di attribuire il giusto numero di ossidazione, perché voi dite l'idrogeno è più 1, quindi questo deve essere per forza meno 1. Dato che il cloruro di sodio è formalmente derivato dall'acido cloridrico per effetto della formale sostituzione dell'H con il sodio, se qui era meno 1 il cloro, sarà meno 1 anche qui, essendo meno 1 anche qui, sarà più 1 il sodio. Quindi vi ho, diciamo così, suggerito un paio di maniere di risolvere questo problema che si potrebbe presentare. Forse i più intelligenti di voi, i più pronti di voi, quelli che mi hanno seguito meglio, ci erano già arrivati di per loro senza bisogno che lo dicessi io. Io cerco comunque di portarmi avanti il massimo numero di persone possibile. Ripeto, professori di altro tempo una cosa simile non si sarebbero mai sognati di dirlo a lezione. Quella è una delle cose che gli studenti dovevano capire da soli, se non la capivano da soli, e so cavoli loro, vuol dire che non si sono applicati quel poco per andare a
diciamo così, a superare l'esame. Diciamo che io ragiono in una maniera diversa. Quantunque io possa dare un'indicazione che facilita il lavoro degli studenti, anche perché queste cose sui libri non le trovate, tutte queste indicazioni che vi sto dando, io la do sempre. Poi, chiaramente, ci sta chi la raccoglie, chi sta invece si mette a fare chiacchiere, a fare mulino qua dentro, a dare fastidio a quello che parla e non la raccoglie. Vabbè, problemi suoi. Va bene? Ci sono problemi per tutto quanto riguarda i composti binari? Va bene? Allora, passiamo, diciamo così, ai composti ternari. Composti ternari, come dice la parola, vuol dire che ci sono tre elementi. Allora cominciamo dai più semplici e poi passiamo a quelli più complicati. Dunque, sono composti ternari gli idrossidi. Gli idrossidi hanno formula tipo NaOH, KOH, CaOH preso due volte, ALOH preso tre volte, e questi si chiameranno idrossido dell'elemento metallico che è riportato sulla sinistra. Quindi idrossido di sodio, idrossido di potassio, idrossido di calcio, idrossido di alluminio, va bene? Tutti quanti questi composti sono dei composti di tipo ionico, in cui praticamente c'è lo ione metallico che noi stiamo considerando, che sarà Na+, K+, Ca2+, Al3+, e poi ci sarà lo ione ossidrile OH-. Penso di farvi cosa gradita mostrandovi la struttura elettronica praticamente di questo ione ossidrile. Queste cose imparatele bene, perché appunto gli idrossidi compariranno sempre, quindi capire bene come sono fatti gli idrossidi è molto importante. Dunque facciamo sempre riferimento alle strutture elettroniche. L'idrogeno che è a Z uguale 1, quindi la sua struttura elettronica sarà uguale a 1S1. L'ossigeno che è a Z uguale 8, quindi la sua struttura elettronica sarà 1S1. 2S2, (2P1, 2P2, 2P3, 2P4. Va bene? Allora, abbiamo il simbolo elettronico dell'idrogeno è questo, il simbolo elettronico dell'ossigeno è questo qui. Quindi quando si combinavano ossigeno e idrogeno per avere l'acqua, noi che cosa avevamo? Avevamo che un atomo di idrogeno andava a portare il suo elettrone in dote e lo metteva qui, l'altro atomo di idrogeno portava il suo elettrone in dote e lo metteva qui. Questa è la molecola d'acqua, va bene? Allora, se noi abbiamo una molecola d'acqua, ci andiamo a portare via un protone, cioè in poche parole uno ione H+, cioè non un atomo di idrogeno, solamente il nucleo gli portiamo via, l'elettrone glielo lasciamo, quindi portiamo via questo, vedete? Lasciandogli però l'elettrone. Avendo portato via un protone che ha carica positiva più 1, la molecola d'acqua con un protone in meno assume una carica negativa. Questo qua sarà lo ione OH- e avrà una carica negativa. Quindi praticamente questi solidi qui, gli idrossidi, sono dei solidi ionici in cui noi abbiamo, diciamo così, uno ione metallico Na+, K+, Ca2+, Al3+, e avremo, diciamo così, un numero di ioni OH- tali da bilanciare le cariche dello ione positivo. Ovviamente se lo ione a carica più 1, ci sarà uno ione OH- per ogni ione Na+. Se lo ione a carica due volte positiva, come il calcio, ci vorranno due ioni ossidrili OH- per bilanciare la carica di uno ione positivo Ca2+.
Se lo ione positivo ha carica più 3, ci vorranno 3 ioni negativi ossidrili o H- per andare a bilanciare questa carica. Va bene? In effetti, praticamente, lo ione ossidrile o H- lo potremmo andare a considerare un aggregato di tipo molecolare, perché praticamente, vedete, era come se fosse la molecola d'acqua a cui noi abbiamo sottratto un protone. Quindi è un aggregato di tipo molecolare. Però che invece di avere carica neutra, quindi di avere carica zero, ha carica negativa. Chiaro? Va bene? Ovviamente gli idrossidi, lo vedremo più avanti nel corso di questo corso, sono delle forti basi, generalmente. Tutte quante delle basi forti. Va bene? Ovviamente, per il calcolo del numero di ossidazione negli idrossidi, problemi non ce ne sono assolutamente. Perché? Perché nell'idrossido noi andiamo ad scrivere il numero di ossidazione più 1 all'ossigeno, meno 2 allo... scusate, più 1 all'idrogeno, meno 2 all'ossigeno, e quindi andando a considerare poi che la somma dei numeri di ossidazione di un composto deve essere uguale a 0, uscirà che il numero di ossidazione del metallo è quello che è, più 1 per il sodio, più 2 per il calcio, più 3 per l'alluminio. Quindi qua problemi non ce ne sono proprio. Va bene? Benissimo. Allora passiamo praticamente invece a un altro tipo di composti ternari. Quest'altro tipo di composti ternari sono praticamente gli acidi ossigenati. Gli acidi che sono diversi dagli acidi che abbiamo visto prima. Gli acidi prima erano gli acidi binari, che sono detti anche idracidi. Invece questi sono degli acidi ossigenati. Diciamo, quali sono questi acidi ossigenati? Facciamo qualche esempio. H2SO4, HClO, oppure che vi posso dire H2SO3. Scusate una cosa, fatemi scrivere così. Oppure vi posso dire HiO3 e così via. Dunque, vediamo un pochettino come sono fatti questi ossi acidi. Questi ossi acidi sono dei composti molecolari, cioè esistono le molecole di ognuno di questi composti. E noi abbiamo che l'elemento non metallico, cioè che l'elemento non metallico è legato a un certo numero di atomi di ossigeno. E gli atomi di idrogeno non sono legati direttamente al non metallo, bensì sono legati all'atomo di ossigeno. Andiamo un pochettino meglio a vedere come è fatto. Prendiamo quest'acido qui, che è particolarmente semplice, poi vi dico quali sono le regole di nomenclatura di questi ossi acidi. Dunque, noi abbiamo che il cloro al numero atomico 17. Quindi andiamo a costruirci un momento la sua struttura elettronica. 1s2, S4, S5, S6 e siamo a 10. S1, S2, siamo a 12, ce ne vogliono altri 5. 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5. Quindi il simbolo elettronico del cloro è questi due elettroni qui stanno qui, questi due elettroni qui stanno qui, questi due elettroni qui stanno qui, e qui ci sta solamente un elettrone. Dunque, il
la struttura elettronica dell'ossigeno la teniamo già qui, vedete? Quindi ribadisco che il suo simbolo elettronico risulta essere questo. Quindi quando praticamente un atomo di ossigeno si lega ad un atomo di cloro, gli porta un dote, un elettrone, che vedete questo elettrone qui si va a sistemare qui. Quindi praticamente un elettrone si mette qui, quindi poi metto un'altra coppia di elettroni, questi due che stanno qui sopra, quest'altra coppia di elettroni li metto qui, e qui ci resta un elettrone solo. Ovviamente questa situazione è estremamente instabile, perché praticamente noi abbiamo che l'atomo di ossigeno manca di un elettrone per andare a completare il suo livello energetico più esterno. Se però si lega a un atomo di idrogeno che gli porta giusto un elettrone, qui avremo un altro legame covalente che si andrà a sistemare. Quindi praticamente questo è un composto di tipo molecolare, perché vedete questi due legami, il ClO e l'OH, sono entrambi due legami di tipo covalente, ovviamente covalente polare, ma sono due legami di tipo covalente, va bene? Chiaro? Adesso, se voi, diciamo così, andate un pochettino a vedere tutti quanti gli ossi acidi, seguendo un pochino le regole che io vi ho dato per la costruzione delle strutture elettroniche, ve le potete anche andare a, diciamo così, a costruire. Diciamo che può essere un pochino più complicato per gli altri, perché cominciano ad essere strutture un po' più grosse. Dovete poi tenere presente che per gli elementi del secondo periodo non c'è la possibilità dell'espansione dell'ottetto. Per gli elementi del terzo periodo invece c'è anche la possibilità dell'espansione dell'ottetto. Quindi ad esempio un atomo di zolfo, se non dà origine all'espansione dell'ottetto, è circondato da 8 elettroni, ma se dà origine all'espansione dell'ottetto finisce per essere circondato da 12 elettroni. È chiaro? Quindi con un pochettino di pazienza ve le potete anche andare a costruire. Chiaro? E quindi potete, diciamo, anche andare a verificare che quelli sono i rapporti di combinazione atomica. Diciamo, io ve l'ho fatto vedere per un certo numero di strutture, vi potete esercitare un pochino voi. Diciamo che io queste cose ve le ho fatte vedere più che altro per farvele capire bene. In sede d'esame non mi metto a chiedere le strutture elettroniche, fammi la struttura elettronica dell'acido solforico, è una cosa complicata. Sì, è una cosa che, diciamo, a parte tutto sui libri che vi ho consigliato, queste cose ci stanno pure, in particolare queste cose sono fatte molto bene su Corradini. Chiaro? Quindi, insomma, là sopra le trovate fatte, quindi... Però, diciamo che, essendo voi non degli ingegneri chimici né dei chimici, andare ad approfondire tanto questo punto non è che mi interessa. Ve l'ho fatto vedere semplicemente perché, per farvi capire. Cioè, perché... Voi siate sicuri del fatto che andando ad applicare quei pochi principi che vi ho illustrato nelle scorse lezioni, voi vi potete andare a costruire la struttura elettronica di qualunque composto. È chiaro? Potrà essere un pochino più difficile di questo qui, ma neanche tanto più difficile. È chiaro? Quindi vi permette di capire meglio le cose. Però vi ripeto, non è una domanda tipo esame, diciamo, non siete degli ingegneri chimici, non siete dei chimici, quindi quello di andarvi a chiedere strutture elettroniche capziose, complicate in sede d'esame, non è assolutamente il caso, non lo ritengo assolutamente il caso. È chiaro? Quindi avete capito cosa sono questi ossi acidi? Quindi sono dei composti di tipo molecolare in cui praticamente, vi ripeto, all'interno della molecola è saturata tutta la capacità di formare legami primari, e fra molecole diverse esistono soltanto interazioni dipolo-dipolo. Chiaro? Mi volevi chiedere qualche cosa? Scusa. No, ho interpretato male il movimento della tua mano. Allora. Ok, vabbè. Insomma, allora siamo d'accordo, va bene? Le regole di nomenclatura qua sono un pochino più scoccianti. Seguitemi con un poco di pazienza.
diciamo che sulle regole di nomenclatura, io mi regolo? Diciamo che dovreste essere in grado di dare il nome a dei composti semplici, così come pure a dei composti semplici, usuali, dovreste essere in grado di dargli, diciamo così, la loro formula. Chiaramente non è che mi sogno in sede d'esame di andarvi a chiedere, che vi posso dire, il fosfato d'antimonio qual è la formula, insomma, non è che, diciamo che se andate a prendervi la tavola periodica, ve la guardate un pochettino, sarete in grado di dirmi che il fosfato d'antimonio tiene una determinata formula, insomma, è chiaro, quindi non è particolarmente complicato. Però ecco, vi ripeto, non siete dei chimici, non siete degli ingegneri chimici. Diciamo che un composto complicato, andarvi a chiedere la formula, oppure andare a dire la formula di questo composto, ad esempio SbPO4, come si chiama questo composto? Che si chiama fosfato di antimonio, allora praticamente, diciamo così, non mi interessa assolutamente queste cose qui. Però l'acido solforico lo dovreste sapere che è H2SO4, un cloruro di sodio avete sapere che è NaCl, un fluoruro di litio che è LIF, queste cose qua le dovete sapere. Chiaro, quindi mi regolo con una certa elasticità. Non è che dovrei, diciamo che una volta che vi ho spiegato le regole, ma vorrei dire, sono fatti vostri, di tanto vi dovete esercitare che dovete essere in grado di dare la formula a chiunque e dare il nome a qualunque formula. No, non mi regolo così. Diciamo che dovreste comunque manifestare una certa comprensione di queste regole, che un acido solforico, un acido clorico, un acido iodidrico, un qualcosa del genere, un idrossido di bario, dovreste sapermi dire la formula e viceversa. Va bene? Problemi? Benissimo, allora, a questo punto passiamo ancora ad altri composti binari, trieternari, scusate. Dunque, in analogia ai composti binari, dove abbiamo visto gli ossidi binari, i composti con idrogeno binari, e poi abbiamo visto i sali binari, possiamo definire i sali ternari. I sali binari, come li abbiamo definiti? Abbiamo detto praticamente il cloruro di sodio è un sale binario. Consideriamo il cloruro di sodio come formalmente derivato dall'acido corrispondente, che è l'acido cloridrico, per formale sostituzione dell'atomo di idrogeno con l'atomo di sodio. Prego. Ma la nomenclatura degli acidi ossigenati? Allora, la nomenclatura degli acidi ossigenati. Dunque, la regola di base qual è? È che si prende il nome del non metallo e si dice praticamente, e si aggiunge la desinenza ICO. Quindi, ad esempio, diciamo così, l'acido solforico. Bene, sembrerebbe una cosa molto semplice, non è tanto semplice perché gli acidi ossigenati molto spesso ne esiste più di uno. Cioè, se ne esiste uno solo, se un non metallo da origine ha un solo acido ossigenato, allora si aggiunge la desinenza ICO. Ad esempio l'acido carbonico, piccolo inciso, l'acido carbonico è un composto, diciamo così, teorico, non è un composto pratico. Nella pratica non esiste l'acido carbonico. Mi ho detto acido carbonico perché? Perché sono pochi gli elementi non metallici che danno origini a un solo acido. Quindi vi ripeto, se esiste un acido, un ossiacido solo, quello ha la desinenza ICO, tipo acido solforico, acido carbonico. Ma se ce ne sono, ad esempio, due, come si distinguono? Benissimo. Allora, si va a calcolare il numero d'ossidazione del non metallo, e a quello lì che ha numero d'ossidazione più alto gli si dà la desinenza ICO, a quello lì che ha numero d'ossidazione più basso gli si dà la desinenza OSO. Quindi allora, per esempio per lo zolfo, che esistono due fossi acidi, avremo che nell'H2SO4, in cui il numero d'ossidazione è più 6,
diciamo che spero che sarete in grado di calcolarvi questo numero di ossidazioni, perché abbiamo 2 che moltiplica più 1 per l'idrogeno, più x, più 4 che moltiplica meno 2, deve essere uguale a 0, da cui risulta che il numero di ossidazione dello zolfo è più 6. Mentre invece nell'H2SO3 abbiamo che il numero di ossidazione sarà 2 che moltiplica più 1, più x, più 3 che moltiplica meno 2, uguale a 0, da cui risulta che il numero di ossidazione dello zolfo è più 4. Allora, stavamo dicendo che per l'ossiacido in cui il non metallo è il numero di ossidazione superiore si ha la desinenza ipo, quindi questo sarà l'acido solforico. E questo qui invece gli si aggiunge la desinenza oso, quindi sarà l'acido solforoso. Va bene? Quindi anche qui non è che ci sono troppe complicazioni. Invece qualche complicazione in più ci sta, perché per esempio ci sono gli alogeni, cioè quel gruppo di elementi che sta immediatamente prima dei gas nobili, che danno origine, fluoro a parte, vi ripeto, a 4 ossiacidi diversi. Dunque questi 4 ossiacidi diversi sono l'HClO, l'HClO2, l'HClO3 e l'HClO4. Dunque, se noi ci andiamo a calcolare il numero di ossidazione del cloro in questi 4 composti, qui quanto sarà? Più 1, esattamente, quindi meno 2. Più 1 fa meno 1, lo portate dall'altro lato, diventa più 1. Qui quanto sarà? Più 3, benissimo. 2 per meno 2 fa meno 4. Qui ci sta più 1, quindi diventa meno 3, lo dovete portare dall'altro lato, diventa più 3. Qui quanto sarà? Più 5. E qui quanto sarà? Più 7. Benissimo. Allora, che cosa si fa, per esempio, come nel caso del cloro, in cui sono 4 gli ossiacidi? Si prendono i 2 mezzani, i 2 mediani. A quello che ha numero di ossidazione maggiore gli si dà la desinenza ico e a quello che ha numero di ossidazione inferiore gli si dà la desinenza oso. Quindi questo sarà l'acido. Che acido sarà? Clorico. Clorico. Questo qua che acido sarà? Cloroso. Benissimo. Dobbiamo dare un nome anche agli altri 2 ossiacidi. Benissimo. Quello che ha numero di ossidazione più basso di tutti quanti, gli si aggiunge il suffisso ipo, dal greco hypo, che vuol dire al di sotto. Quindi questo sarà l'acido ipocloroso. E questo qui sarà, questo qua che ha il numero di ossidazione ancora superiore, abbiamo praticamente che gli si aggiunge il suffisso per, che deriva dal greco iuper, che vuol dire al di sopra, parliamo di greco antico, non di greco moderno, e questo sarà quindi l'acido perclorico. Va bene? Quindi la cosa non è particolarmente complicata.